No, parlate, cioè, però se non volete dire cose sconvenienti. Non possiamo togliere l'audio? Sì, certo. Antonio, dai, però vai avanti tu, va, sì. Me lo fai, me lo puoi sì. dare poi. Sì. Tranquilli che io l'audio lo posso togliere. Oggi è cantevole questo posto. Sì. Allora, a me serve questo percorso per la favola di Alice. Noi abbiamo pensato degli interventi, ora vedremo, vedremo come... ragazzi, cominciate a pensare anche voi. Usciti da questo testo di, come lo chiamano loro, canale vaginale, di parte. Guardate che meraviglia oggi, non so se c'è ancora. Hai paura? Questa è la parte più bella, ancora più avanti, ragazzi. Ora vi faccio capire per cui avete capito perché ho voluto far passare qui. Allora, passiamo oltre, arriviamo fino davanti a noi, Antonio, così mi prendi fino allo sbocco sul chiuso, se possibile. Sì. Poi torniamo indietro. Va bene. Questo percorso l'hanno già scelto. Va bene. Sì. Una panoramica intorno sarebbe bellissima, guarda. Sono grata, guarda, veramente io dovrò fissare. Questo è con CD? No, devo metterla sul computer e poi ti posso fare il DVD. E come fai a mettere questo computer? C'è un programma? Sì. Non è che me lo dai, Antonio? Sì, te lo posso dare. Sei un angelo? Ma questo non c'è la cassetta lì? Sì, c'è una cassetta dentro, però poi per trattarla ci vuole un programma che è capace di trasformarla. Sei un angelo, perché io ho un lavoro di Erika da fare così. John Cage, una cosa inedita di John Cage. Inedita? Sei Erika per la tesi. Ah. Volevo far vedere anche questa cosa qui. Antonio, possiamo arrivare qua? Sì, questo diceva una ragazza. Sì, questo posto qui si accumula l'acqua sotto, almeno quando, finché, cioè voglio dire, perché essendo argillosa, quando piove si riempie. Questo è anche un altro posto. Voi volete arrivare sulla cascata o sul fiume? Al fiume? No, no, aspetta, dopo, prima il fiume. Arriviamo fino al fiume. Il fiume sta qua. Okay. C'è un altro, si apre il fiume, no? Sì. Si apre e si può arrivare fino al fiume. Non c'è nessuno da fare più. Riprendo, qua magari se lo fiume in angolo, vogliono aiutare anche loro. Ti volevo far vedere, avevo già fatto questa volta scorsa, adesso si vede che questo è un albero da frutto perché questo è un melo, vedete c'ha i fiori del melo. Ma,
cioè questo qui lo vedete? Ed è alto come un pioppo. Noi per esempio vogliamo aprire uno studio proprio su questo fatto, cioè che cosa è successo a quest'albero, perché i miei in genere sono di 3 o 4 metri e questi sono tutti alberi da sotto, perché questi non lo so se riconoscete, questi sono noccioli, questi qua. Quello dietro è un pruno, eccetera, eccetera. Dunque questo qui era un posto coltivato. Antonio, il professore, deve andare in una scuola, coltivato, lo sta facendo e ovviamente tutta questa zona era coltivata e adesso è abbandonata e quindi la natura se l'è ripresa e l'ha inselvatichita. Niente, chicca, niente. Se vedi quello, quello dobbiamo lì, rincontrarci. Quello già dal suo aspetto, deve essere già un altro albero di questi coltivati che adesso si sta trovando il suo abile. Era questa ragazza. Bene. Aspetta, andiamo fino in fondo, perché mi sento proprio stanno arrivando. Dobbiamo fare il riunione tutti quanti insieme. Andiamo fino in fondo assieme, ecco. All'anto... No, non è qui Antonio. Dimmi. Siamo usciti qui. Voi volete uscire? Io ho detto sulla cascata, no, o da un'altra Antonio, parte? La cascata dov'è? Sta lì. No, dobbiamo uscire più là, la torniamo indietro. Capito. Guardate. Anche questo va bene per voi. Va bene. Questo è un pochino ci stanno loro. Senti, l'anfiteatro dov'è Antonio? Quello è stato dall'altra parte. Andiamo prima fino alla piazzetta dove loro vogliono intervenire. Allora, quindi non sulla cascata? Prima. La cascata sta qui. Allora ragazzi, venite un attimo anche voi. Sì. Ci facciamo. Guardate che meraviglia la cascata, ragazzi. È un sogno oggi. Oggi è veramente un sogno. Fuori dal contesto umano. Ah, che meraviglia. Quello che vi voglio dire è questo. Cioè, per esempio qui... A giugno sarà ancora diverso. Il ranuncolo in genere ci sta ancora. Il ranuncolo è questo fiore giallo. Guardate, guardate dietro. E, però se serve invece far radura, noi adesso io tagliamo. Capite? Tornerò con loro e tornerò con gli altri ragazzi. Sì. Ragazzi, guardate il percorso. Sì. Attento che qui c'è una buca, sì, anche e qui la buca. E qui, come vi dicevo la volta scorsa, se questo poi aveva a che fare con Alice, sì. E qua ci sono tutte tane che sì, comunicano tra di loro, che sono tane di volpe, quindi vedete sta qui, li troveremo dappertutto. Loro non riguarda Alice, riguarda gli altri. Sì, vabbè, insomma. Io dovrei tornare anche con gli altri, con te, Antonio, perché gli altri non hanno avuto modo di venire con te. Sì. Quindi più grandi. Io ti ho detto che adesso è solo questo problema di orari, altrimenti sono a disposizione. Allora, io adesso ci sono fatto da noi, dobbiamo uscire qui per questi ragazzi, però Antonio è una cosa. Sì. Allora, questa cosa con Lega Ambiente noi la puliremo. Quindi con Lega Ambiente la settimana prima verremo a togliere tutta roba qui. L'altra volta sì. Non c'era, ma sì. Può andare più avanti? Sì, qualcuno qui ha fatto la cacca e te. Eccola qua. Che ne so. Sta qui, eh? Non ci andate sopra? Cristiani, sì. Allora. Funziona la cacca, per favore. Naturalmente per il golotto è spaccato dalla terraferma, quello che diceva quel ragazzo, sì. Che diceva di no. Questa roba non c'era, questa roba stava tutta lì. Attenzione, i fiumi si modificano, mo se viene a piovere, viene la piena e sposta altro tutta questa roba. Questa roba è possibile toglierla se non la sì, sposta. Sì, noi questa roba qui la toglieremo, diciamo la roba che non è naturale la toglieremo. Questa avevamo intenzione. Se poi dobbiamo togliere anche qualcos'altro. Allora, senti, qua dobbiamo togliere questo e cercare di arrivare lì. Sì. Adesso come non lo so. Allora, quello si arriva scendendo così e si va lì. Sì, si può andare su di qua. Sì. Cioè, questo isolotto qui non è un problema andarci, per capire.